Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui a Baghilandia per la Colosseum Race 2. Oggi è sabato, quindi oggi ci sarà una full immersion in pista. Giriamo a rotta di collo e verso l'ora di pranzo abbiamo la masterclass con Fabrizio Teghesi. Allora, cosa faremo? Faremo una parte qua e poi ovviamente io vi seguirò una manche, possibilmente per uno, con la cuffia, voi guidate al vostro posto, mi venite a chiamare prima che sta a voi, io vi do la cuffia mia slave, metto la master, io metto tutto in fondo di là e cerchiamo di mettere in pratica che si vede qua, ok? Cosa voglio farvi fare? Voglio farvi fare il track walk, perché? Perché diciamo ad alto livello è una cosa che si fa sempre. Cioè è una cosa che alle gare di alto livello ogni mattina che il signore mette in terra, anche se la pista la conosca, la sono stati mille volte, siamo all'ultimo giorno di gara, fanno il track walk, perché vedere il nostro sport non è fatto di stare sopra il mezzo, ma è fatto di stare da un'altra parte, no? Quindi tu non vedi mai realmente com'è la pista, veramente com'è il tracciato e quant'altro. Quindi voglio cercare di farvi vedere cosa facciamo noi, io per noi parlo di pro, però in realtà lo fanno anche in altre categorie e quant'altro. Soprattutto nel buggy è importante perché si vedono tutte le asperità del tracciato, si vedono le conformazioni di come sono fatti i salti, perché guardare un salto da lassù è diverso che guardarlo da qua, dove io posso vedere la forma del landing, dove deve decollo e quant'altro. Quindi vi porto velocemente a fare un giro in pista dicendovi che cosa io vedo nei vari punti e quindi che cosa voi dovreste, cioè che vi tornerà poi utile quando sarete sul palco, perché vi ricorderete che avete fatto la camminata in pista, lì cosa c'era, là cosa c'era, lì a cosa devo stare attento, là a cosa devo stare attento. Allora, qua praticamente l'unica cosa che c'è da dire è che da questa parte qua c'è un po' la pista più sporca, ma per il resto niente. In questo salto ci sono due interpretazioni, chi lo salta tutto e cerca appunto di lanciarsi e chi invece si appoggia alla discesa per preparare meglio quello là, perché quello là facendolo più forte si guadagna di più. Io personalmente in questo caso qua cerco di farlo più forte possibile per preparare meglio questo qua e farlo più forte possibile per arrivare più forte alla finestra pista. Perché? Perché chiaramente mi viene a favore quell'altra punta. Guarda, qui c'è la prima cosa da guardare. Se la macchina si scompone, vedete quanto è grossa vista da qui? Dal palco che sta a fare qui sembra una barra. No, manco lo vedi dal palco questo. Lo vedi proprio. Ok. Però questo ce l'ha in traiettoria perché ti sta stretto qua. Se ti scompone la macchina. Cioè, l'ideale sarebbe passarci accanto adesso che c'è il lato. Perché sei più di largo. Qua, di qua, no, perché qua. Dopo e la chiudi. Bravissimo. Guarda, vedi che andavo detto io stamattina. Se saltate troppo forte, cascate sulla rampa dell'altro e vi scompone. È successo? Sì. Se arrivate troppo piano, quando poi saltate meno, picchiate nella rampa di velo dopo e vi scompone, vero? Quindi qui c'è solo un sistema, saltare qua, si vede no? Che saltano tutti qua, guardate, questi sono tutti telai, questi sono tutti telai, quindi saltano tutti qua in atterraggio, quindi ricordate questa macchia, questo è dove dovete atterrare voi, per poi lanciarvi su questo e atterrare, guardate le macchie, io non l'ho fatta io, e vi farò vedere dal vivo cosa si vede a fare un track walk. No, non ci riesco proprio. Qua come vedete è praticamente a posto, meno tutto. Vedete qua un'altra? Tenete conto che queste sono piccole oggi, domani saranno più grandi. Eh sì. Okay. Quindi, allora, sarà peggio. Allora, camminando sulla pista, sapendo dove, già dove sono questi, l'indomani le vedrete più grosse, quindi se voi ce le evitate adesso, domani non vi daranno problemi. Ok? Più una, però questa veramente non dà noia perché non si arriva forte no. Qua. Ok? Qua centrale, anche qua ci sono due interpretazioni, vedete, o salto sì, salto doppio e poi triplo fino laggiù, oppure doppio singolo singolo, ok? doppio triplo è molto difficile, forse con l'elettrico qualcuno riesce a farlo. Il problema è che ci ho provato a farlo, però se atterri troppo male là perdi troppo tempo. Quindi se non riesci a farlo conviene farli singoli questi. Sì, 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 sì. No, perché te o lo fai bene, se no meglio che... Se mette così ti rimbello. Via, passiamo solo. Noi non li saltiamo male. Quindi se voi fate doppio, singolo, singolo, conviene non stare nel centro, perché cascate prima per terra per fare poi quello dopo. Se voi invece fate doppio tutto fino a qua su, meno, allora conviene stare nel mezzo, perché vi si è messa la macchina salti lunga per arrivare qua su, ok?
Quindi se voi state stretti d'ingresso, centro pista qua, salti, che si comunque vada di portarti da centro in qua, in modo che quando salti laggiù devi avere la velocità giusta per impostare l'ingresso. Chiaramente questa non c'è una regola, qua c'è la pratica, sì. Lo fai 100 volte. Una ti viene bene forse. Esatto, una volta sai che le intenzioni ci sono. Poi metterle è il dito che è scollegato al cervello. C'è il buffering. Cerca di portare tanta velocità in ingresso, soffermarsi un attimo. Quindi la lasci scorrere un po' al centro? E poi sì, lo ridai. Forte forte in ingresso come se dovessi arrivare lungo. Ti fermi quasi nel centro e poi riapri e ti aiuta il gas a chiudere la parte di là praticamente. Qua ci sono e questo ti viene da tenere lo sterzo mentre sei per aria. Atterrando su un punto di alto dritto, se te tieni lo sterzo come viene da fare. Piruettes! Che è successo? Certo. Esatto. Invece qui se volete un consiglio, o saltate leggermente dritto e poi impostate la curva, perché riuscire a saltare con lo sterzo, whippare e metterla a posto per poi fare la curva forte. Ongaro. Bravissimo. Ortechese. No, ortechese no. Qui occhio a questa perché ha visto alcune volte sì. Chi si è girato qua? Io. Io sono affisotto quasi a posto. Tanto scivolosa adesso, Ok. Sì. Me ne sono accorto. Che tende un pochino a allargarmi là. La lascio scorrere un po' di più, dici? Sì. Thank you.
Se ne è appattinato un po' di più rispetto a prima. Sì. Purtroppo sì. Ma famo di passare. No, si sono accappottati. Mi piace questo atteggiamento. Ah, sì, là, sì, sì. Macchina dietro, dietro! Sì. Quel salto è stronzetto. Quello lì mi è sempre venuto un pochino così, No, mai. Infatti si è visto. Saltare un po' più lungo là, dici? Vai, Massi, aspetta! Thank you.
là tendo sempre a dargliene troppo. Sì, è vero. È largo, è meglio in uscita, infatti. Sì, è vero, perdi tanto tempo andando largo. Sì. Ah, guarda, guarda, rifaccio. Top 4. Top 10, top 9, top 7. Grazie Fabri. No, ma guarda, già a livello di guida ho notato un gran miglioramento, sono sincero, grazie mille. Poi guarda per i tempi. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io come sempre spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video con la gara della Colosseum Race. Al prossimo video, ciao.